Allora, secondo me prima di entrare nel dettaglio, magari anche brevemente, della Supercoppa, è giusto fare un minimo di bilancio su quello che abbiamo fatto in questi 38 giorni di prestagione. Sono stati 38 giorni molto intensi, forse i 38 giorni più carichi in termini di volume di lavoro da quando io sono a Verona. Abbiamo lavorato sostanzialmente 35 giorni su 38, facendo soltanto 3 giorni di riposo interi, molto distaccati nel tempo, uno il 30 di settembre, uno il 30 di agosto, uno il 7 di settembre e uno il 16 di settembre. Mentre negli altri 35 giorni invece abbiamo sempre lavorato, abbiamo fatto 50 sedute di allenamento, divise fra 25 sedute di fisiche, comprensive della forza, della parte di mobilizzazione, dei test iniziali, della parte di condizionamento, e 25 sedute di pallacanestro, di cui soltanto 18 di contatto e 7 invece che sono state corrispondenti alle sette amichevoli che abbiamo svolto, cioè alle sette scrimmage che abbiamo svolto, o meglio ai quattro scrimmage, alle tre partite di coppa. Ecco, la mattina delle partite non abbiamo mai fatto contatto, quindi questo vi fa capire il volume di lavoro. Si sta parlando quasi di due allenamenti il giorno, 1,7 allenamenti il giorno nei 35 giorni nei quali abbiamo fatto attività, ovviamente escludendo i 3 giorni nei quali abbiamo fatto riposo. Quindi il volume di carico è stato molto significativo e secondo me molto produttivo, nel senso che pian piano abbiamo trovato attitudine al lavoro, i ragazzi hanno sempre risposto anche facendo un passo in più rispetto a quello che ci si poteva aspettare proprio dal punto di vista del coinvolgimento, ma anche della disponibilità a soffrire in una prestagione, ripeto, molto densa di impegni. La Supercoppa rappresenta un ottimo modo per cominciare ad entrare nel clima agonistico del campionato. È chiaro che la Supercoppa ti richiede di fare questa cosa circa 20 giorni, 20, un po' più di 20 giorni prima dell'inizio del campionato, e questo non sempre dà delle risposte positive in termini magari di problematiche fisiche. Perché chiaramente quando sei così lontano dall'inizio del campionato non sempre è, diciamo, l'optimum quello di giocare delle partite che hanno subito un riscontro anche dal punto di vista del risultato. Devo dire che invece per quanto ci riguarda la cosa è stata gestita bene, abbiamo dedicato alla partita di riferimento soltanto l'allenamento del mattino della partita stessa, mentre abbiamo totalmente rispettato i nostri tempi di lavoro. E i nostri tempi di prestagione senza pensare troppo alla partita che dovevamo giocare. Adesso ci troviamo nella parte finale della prestagione, sostanzialmente, perché la prossima sarà la prima settimana tipo, anche se sarà una settimana corta perché giocheremo di sabato, e questa prestagione si conclude con l'atto finale della Supercoppa. Non c'era mai successo. Andiamo volentieri a giocare a Montecatini, perché è un bel modo di finire la prestagione. Non derogheremo da quelle che sono state fino ad ora le nostre regole, quindi dedicheremo alla partita l'allenamento di stamani, e domani giocheremo. Giocheremo contro un avversario molto ambizioso, molto sperimentale, perché hanno ancora fuori un giocatore di rotazione e soprattutto non hanno il loro centro titolare che stanno ancora cercando sul mercato. Avete seguito un po' le vicissitudini dell'estate, quindi sapete quanto questa nuova proprietà sia ambiziosa in termini di ottenimento di risultato, e avete visto quanto sono stati ambiziosi anche dal punto di vista proprio delle risorse nella costruzione del roster, prendendo giocatori molto importanti e addirittura trovando degli accordi per prendere questi giocatori da altre squadre. Quindi questo significa avere una disponibilità economica che non è molto frequente all'interno di questo campionato. È una squadra di grande talento, una squadra che gioca per ora una pallacanestro di alto ritmo,
però è una squadra sperimentale, un po' come lo sono tutte, loro in particolare, perché chiaramente mancandogli almeno un giocatore fondamentale, è chiaro che tutto prende un po' una dimensione diversa da quello che poi magari sarà invece nel corso del campionato. Ripeto, andiamo volentieri a Montecatini, sarà una partita che ci aiuterà a chiudere bene la nostra prestagione. Abbiamo intenzione di onorarla al massimo delle nostre possibilità, però ripeto, non abbiamo derogato dalle nostre abitudini nel preparare questa gara. È una bella kermesse, alla fine è veramente una bella kermesse perché raccoglie le 8 squadre divise fra Serie B e Serie A2, che alla fine di questi gironi un po' particolari, magari divisi dal punto di vista geografico, con degli incroci talvolta legati molto anche alle distanze per poter giocare delle partite che abbiano un senso anche dal punto di vista dei costi. Alla fine hanno portato queste 8 squadre, sono tutte 8 delle buone squadre, però ecco, da qui a tirare delle somme o a fare delle valutazioni sulla forza delle squadre, se questa può rappresentare una fotografia, cioè se questa kermesse può rappresentare una fotografia relativa a quello che sarà poi lo sviluppo dei due campionati, onestamente mi sembra che non ci sia nessun tipo di punto di contatto e non voglio sminuire niente, ma continuo a pensare che la pallacanestro di agosto e di settembre è buona per darti delle indicazioni, ma certamente non può permetterti di fare delle fotografie in termini di, come posso dire, di ranking piuttosto che di forza di squadre, di alcune squadre piuttosto che altre squadre. Quindi diciamo che metterei tutto un po' nel contenitore del basket di agosto e di settembre, anche se ripeto, è una bella kermesse, oltretutto anche dal punto di vista personale mi permette di tornare a casa dopo un mese. E quindi si gioca a Montecatini, che è vicino a casa mia, quindi dopo la o le partite che giocheremo avrò modo anche di tornare a casa, però ecco, è sempre un posto bello dove andare a giocare perché c'è grande passione, è una città che ha visto la pallacanestro di alto livello, è in una regione dove la pallacanestro rappresenta qualcosa di importante, c'è anche una squadra livornese oltretutto che parteciperà a queste Final Four nella Serie B, quindi secondo me ci sarà anche presenza dei toscani, quindi lo dico un po' da toscano, mi sto dilungando, però la verità è che diciamo queste due Final Four attaccate si prestano un pochino a tante spigolature, ecco, in mezzo a queste spigolature secondo me ci sono anche questi aspetti qua, cioè giocare in un posto dove sono sicuro che ci sarà un po' di gente a vedere, dove ci sarà un buon livello di partecipazione, sarà stimolante anche per chi questa manifestazione, così come noi, dovrà disputarla. No, una te la faccio. Lo so che non accetti un concetto superficiale, ci viene a dire le hai vinte tutte e quindi va bene così. Lo so che per te non è così, però ti dico, anche nell'ultima partita, a tutte le sollecitazioni che negli scrimmage e nelle gare di Supercoppa siete stati messi in, avete dato delle risposte. Anche nell'ultima partita, voglio dire, dove si sono verificati quei 4 minuti finali che ti hanno fatto tanto arrabbiare. Però alla fine hai avuto la forza, la testa e l'intelligenza di portare a casa una partita che forse nel 99% dei casi altre squadre non l'avrebbero portata a casa. Sì, questo è vero, però io continuo a derubricare la pallacanestro di agosto e di settembre come una pallacanestro di allenamento, quindi soprattutto sono le risposte di natura emotiva e caratteriale che in queste partite hanno un peso, ma diciamo c'è un livello di leggerezza che poi nel corso del campionato non c'è, quindi è vero che la squadra anche nelle partite in cui ha fatto più fatica o nelle partite in cui improvvisamente, dopo aver fatto una eccellente partita come martedì scorso, la partita stessa gli è scappata di mano, ha avuto la forza mentale di recuperarla, però mi sembrano tutte risposte che fanno parte di un mondo ancora un po' ideale, ecco, il campionato è un'altra roba quando si gioca per 2 punti, soprattutto in un paese come l'Italia dove non, cioè ogni sconfitta è un disastro, ogni vittoria è un sollievo. No? Ci sono delle sollecitazioni che non sono quelle del precampionato, quindi sì, è
È chiaro che qualche indicazione bisogna prenderla, però secondo me sono più importanti forse le indicazioni che dal punto di vista tecnico la squadra ci ha dato nel corso di questi, ripeto, 38 giorni, se non sbaglio, fino a stasera, fino a domani. E quelli sono indicazioni che ci servono per diventare migliori. Poi le sollecitazioni di natura emotiva, caratteriale, abbiamo bisogno di vedere quello che il campionato ci dirà. Ecco, ci dovremo vedere come reagiremo alle difficoltà che avremo a Cividale, come reagiremo alle difficoltà che avremo in casa nella seconda giornata contro Cento. Non ci dimentichiamo che poi le squadre crescono soprattutto a livello mentale e caratteriale in quell'humus là. Cioè la squadra di 2 anni fa, appesantita da un deficit di 3 punti prima di iniziare il campionato, ha iniziato con 2 sconfitte nelle prime 3 partite, perdendo a Latina malamente, vincendo una partita in casa e perdendo una partita incredibile a 100, che però fu la svolta, perché lì Carvel Henderson tirò una seggiolata nello spogliatoio, io tirai altrettante seggiolate, la squadra capì che non si può in questi campionati regalare neanche una partita nel momento in cui ce l'ha in mano, e onestamente svoltò. Quindi nessuno svolta in precampionato. Di solito i turning point, come dicono gli americani, ci sono nel momento in cui la stagione è nel vivo, quindi alla seconda giornata, alla terza giornata, alla quinta giornata, alla prima giornata, dipende. Però quando l'aspetto caratteriale e mentale è quello vero, fino ad oggi tutto questo, per quanto, ripeto, ci siano state buone indicazioni, diciamo lascia ben sperare, ma non ci può dare delle certezze reali in vista della stagione che ci attende. In percentuale, a livello di fase difensiva e fase offensiva, quanto hai trasmesso fino adesso? Boh, non lo so, onestamente non lo so. Non ho idea, non so dirvi, secondo me ci sono tante cose da esplorare ancora, ci sono dei giocatori che devono essere messi un po' a loro agio più di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi, soprattutto nella metà campo d'attacco. Ecco, no, non ci sono state delle indicazioni univoche di alert negativi, ecco, cioè non è che si può dire che in questi scrimmage ci sia stata una luce che si è accesa negativamente su un dettaglio del gioco offensivo piuttosto che difensivo. Spesso è successo qualche volta, ma sono state sempre situazioni molto episodiche, ecco, e questo mi fa pensare che ad oggi non ci sia un punto nel quale siamo realmente così deficitari. Nello stesso tempo credo che il percorso sia ancora molto molto lungo, ma sarebbe folle dire il contrario. Cioè la squadra, al di là che l'abbiamo detto 5.000 volte, mi sono annoiato io per primo di dirlo, ma mettere insieme 10 giocatori nuovi non è facile, ragazzi, eh? Cioè non è una roba che la fai in 38 giorni. Cioè in 38 giorni metti i sassolini sul cammino, no? E poi fai come chi era, Pollicino, non mi ricordo chi, che più o meno segui quel percorso, ma in mezzo a quel percorso ci sono una quantità di passi, di miglioramenti, di aggiustamenti e anche di esperimenti, perché poi quando una squadra non la conosci nel dettaglio devi sperimentare anche. Sperimentare significa ogni tanto sperimentare qualcosa che ha senso e ogni tanto sperimentare qualcosa che magari dopo 10 giorni dici che non può far parte delle abitudini della squadra. Banalizzo, cioè per le caratteristiche che noi avevamo l'anno scorso, mai e poi mai avremmo potuto pensare che la difesa di cambio sistematico poteva diventare un punto di riferimento fondamentale per la nostra difesa. Ma non tanto per le caratteristiche dei nostri lunghi, quanto per le dimensioni dei nostri esterni. Cioè mai e poi mai avremmo potuto dire, beh, questi quando vanno in difficoltà fanno cambio sistematico e breccano le partite. È perché lì si sperimenta.
E nello sperimentare ti accorgi invece che i tuoi giocatori perimetrali hanno delle qualità nella capacità di togliere l'appoggio a lungo, di anticipare, di riempire l'area, aumentano il livello di comunicazione fra di loro, cosa che magari in una difesa più canonica accade di meno. Quindi sperimentare significa anche andare a cercare delle cose che magari, se ci pensi sul foglio, mai e poi mai penseresti di andare a utilizzare.